L'ultimo esercizio è quello della correlazione tra due variabili quantitative. Quindi noi qui ci andremo a calcolare prima ρ e poi r quadro. Vado, prendo un esempio. Allora, io ho preso questo esempio e ora non mi ricordo bene cosa sono questi dati. Forse la pressione, la temperatura, vabbè. Comunque, però, bisogna ricordarsi che a questo esercizio di norma, poi si può pure non fare così, però di norma si tende a mettere x come la variabile indipendente e y la variabile dipendente. E cosa significa? La variabile dipendente, cioè, allora facciamo il caso dell'esame, no? Quando dell'esercizio che c'era l'esame, c'era x la temperatura, mentre y il numero di bagnanti che c'era a mare quel giorno, a seconda della temperatura. È ovvio che è la temperatura quella indipendente e il numero di bagnanti quella indipendente. Perché? Perché se a mare ci stanno 100 persone non è che cambia la temperatura, però se c'è una temperatura fredda un giorno ci saranno sicuramente meno bagnanti, quindi i bagnanti dipendono dalla temperatura e quindi i bagnanti sono la variabile dipendente, la temperatura quella indipendente, perché la temperatura non dipende di certo dal numero di persone che sta a mare. E quindi si tende a mettere la x come indipendente e y dipendente. Ora andiamo avanti all'esercizio. Allora, ho scritto il fatto della x indipendente e y dipendente. E poi, come secondo passaggio, bisogna calcolare le medie di x e di y. Questi qua sono 5 casi. Io me lo scrivo perché così me lo ricordo, sono 5. Facciamo il totale, che è 840 e 350. Il totale di questo e il totale di questo. Quindi il totale fratto le 5 operazioni, i 5 casi, quindi fratto 5, vediamo così come ho scritto, non va tanto bene, no? 168, questa è la media di x. La media di y la scriviamo meglio, 350, cioè questo fratto 5 i casi è uguale a 70. Successivamente dobbiamo fare la tabella delle x meno la media di x e y meno la media delle y. Quindi questo qua è 165, questo è 165 meno 168 meno 3, questo è 165 meno 168, questo invece è 175 meno 168, e questa è la media di x e questo è x. Y meno media di Y, quindi Y, tutti i casi, meno la media di Y che è 70. Quindi 60 meno 70 fa meno 10. 70 meno 70 è 0 e 80 meno 70 è 10. Diciamo che questo esercizio è un po' rompiscatole perché ci stanno tanti calcoli. E ora la tabella è piccola, ci può pure stare, però è un po' rompiscatole questo esercizio per i lunghi calcoli. Allora, ora calcoliamo la devianza di x e la devianza di y, sempre nella tabella. E allora la devianza di x si calcola con questo che abbiamo già calcolato al quadrato. La devianza di y, questo che abbiamo già calcolato al quadrato. Infatti ho scritto x meno m di x al quadrato, y meno m di y al quadrato. Ora faccio un attimo i calcoli. Allora, ora abbiamo calcolato le devianze, però dobbiamo scrivere anche i totali delle devianze. Il totale è 80 e 400. Infatti qua scrivo totali. Ora calcoliamo la codevianza xy e si calcola x meno la media di x per y meno la media di y. Questo qua l'abbiamo calcolato già qua.
quindi ce lo ritroviamo, e sarebbe, la codevianza sarebbe x meno la media x per y meno la media di y, quindi questo per questo, meno 3 per 10, 30, meno 3 per meno 10, 30, meno 3 per 0, 0, 2 per 10, 20, 7 per 10, 70. Questo qua me l'ho dimenticato di dire prima, cioè di farlo vedere, e sarebbe il quadrato di questo, e mentre questo è il quadrato di questo. Infatti 3 al quadrato è 9, 3 al quadrato è 9, meno 3 al quadrato è 9, 2 al quadrato è 4, 7 al quadrato è 49, meno 10 al quadrato è 100, meno 10 al quadrato è 100, 0 al quadrato è 100, è 0, 10 al quadrato è 100, 10 al quadrato è 100. Il totale di questo è 80, il totale di questo è 400, e il totale di questo è 150. Allora, ora ho numerato i passaggi che abbiamo fatto, quindi il fatto delle xy, le due medie, e il terzo passaggio era questo, gli scarti, x meno mx, y meno mdy, il quarto passaggio era le devianze, e il quinto passaggio era la codevianza. Allora, io mi trovo a fare così perché è più comodo, cioè che io faccio prima tutta questa tabella, poi faccio il totale di questi qui, e faccio il totale diviso 5, esce la media di x, totale diviso 5, esce la media di y, la devianza di x diviso 5, esce la varianza di x, quindi quello opposto, 80 diviso 5, che è uguale a 16. Poi la stessa cosa qua, varianza di y uguale 400 diviso 5 che è uguale a 80, e la codevianza diviso 5 fa, cioè diviso il totale fa covarianza di xy, che sarebbe 150 diviso 5 che è uguale a 30. Io mi trovo bene a fare così perché così ho tutti i valori, cioè questa è la devianza di x, questa è la devianza di y, questa è la codevianza di xy, questa è la varianza di x, questa è la varianza di y e questa è la covarianza di xy. Poi abbiamo la media di x e la media di y. E così ho tutto qui, senza che mi metto a scrivere varianza, a fare i calcoli dopo, no? Così è più comodo, me lo ritrovo stesso nella tabella. E ora davanti. Ah, dimenticavo di scrivere qui, di calcolare le due varianze e la covarianza. Appunto, le due varianze e la covarianza sono un altro che le devianze e codevianze, però diviso 5, quindi mediamente, no? Questo so, la devianza mediamente fa la varianza. È la stessa cosa codevianza e covarianza. Ah, sicuramente l'esame ti farà giocare con le formule inverse qua, perché come vedi c'hai le devianze e le varianze, la codevianza e la covarianza, che sono entrambe utili. Io mo ti dico un po' tutto, però cioè alla fine non è molto. Allora, rho, ora ci calcoliamo rho. E rho si fa o la covarianza xy per gli scarti quadratici medi di tutte e due, oppure la codevianza di xy fratto la radice del prodotto delle due devianze. Mo, gli scarti quadrati, cioè gli scarti di xy, non sono altro che la radice quadrata della varianza. E infatti io mi ero dimenticato di scrivere qua che di fare anche lo scarto di x, cioè radice di 16, e lo scarto di y, cioè radice di 80, no? E così ci possiamo calcolare in entrambi i modi, perché abbiamo veramente tutto, abbiamo tutti i dati. E quindi io mi sono calcolato il rho con questa formula qui, perché di solito so questa e me la ricordo di più. E poi scarti qua. Eccolo qua, che fa 0,84.
ora lo commento.